La mosca della frutta, o Ceratitis capitata, è un insetto estremamente polifago e molto diffuso nell'areale mediterraneo. È un piccolo moscerino di 4-6 mm di lunghezza. Il capo porta due occhi composti verdastri, il torace è grigio-giallastro e le ali membranose presentano caratteristiche macchie color giallo-craceo. L'addome, tipicamente tondeggiante e a punta, è di colore giallo-arancio con barature trasversali grigio-argente. Le larve sono biancastre, carpofage ed adattate in modo specifico alla vita endofitica. I danni si verificano sui frutti e sono provocati dalle punture di oviposizione che determinano la comparsa di aree mollicce soggette successivamente a marcescenza, oppure dall'attività delle larve che si sviluppano in modo gregario dentro i frutti. Esse si nutrono della polpa provocando anche il disfacimento molle della polpa stessa, che successivamente viene attaccata anche da agenti di marciumi fungini, determinando così la completa degenerazione del frutto. La mosca mediterranea della frutta rappresenta un fitofago di primaria importanza per molte culture nelle aree dove è presente. I suoi attacchi sono ampliati dalla sua polifagia e dalla facilità con cui si può moltiplicare in aree a frutticoltura intensiva e consociata. La dannosità è esaltata dalla capacità frequente a carico degli agrumi di causare con le sue punture di ovideposizione un'accelerazione della maturazione del solo epicarpo, che si traduce in una cascola anticipata dei frutti. Oltre al monitoraggio attraverso l'installazione di trappole all'interno del frutteto, è importante monitorare le punture sui frutti, in quanto solo se il frutto è maturo permette alla larva di accrescersi. Se la puntura avviene in un frutto ancora lontano dalla maturazione, il pH della polpa non permette l'accrescimento della larva, quindi il danno porterà solo a una decolorazione della zona dove è avvenuta questa puntura, denominata sterile, e non si avranno né disfacimenti della polpa né cascola. Per la lotta e la prevenzione, Agriman consiglia le migliori soluzioni. I MagnetMed sono pannelli attrattivi ad azione insetticida, hanno una durata di almeno 6 mesi, un'azione focalizzata sul controllo delle femmine e una soluzione rispettosa dell'ambiente e di facile utilizzo. Trap Test aiuta l'agricoltore nella scelta del momento più opportuno per effettuare i trattamenti e gli consente di intervenire solo se necessario, attuando così una razionale lotta guidata. Infine Trebonap, un insetticida polivalente che agisce per contatto ed è registrato per numerose colture. Aiutaci a crescere! Lasciaci un like, condividi questo video o visita il nostro sito per scoprire le soluzioni consigliate dai nostri tecnici.